In una giornata caratterizzata dalle contemporanee sconfitte di Bari, Verona e Foggia, il Cagliari non è riuscito a sfruttare appieno l'appuntamento favorevole offertogli dal calendario. È vero che per la prima volta dall'inizio della stagione la squadra rossoblu figura da sola al quintultimo posto in classifica, ma è altrettanto vero che la stessa posizione avrebbe avuto un ben diverso spessore in caso di vittoria. Lo 0-0 comunque rispecchia l'andamento della gara, disturbatissima peraltro da un forte vento di maestrale che ha spazzato il campo per tutti i 90 minuti. Il Cagliari presenta Festa su Bianchezzi e Napoli su Caniggia. L'Atalanta destina Valentini su Francescoli, mentre Bigliardi prende in consegna Fonseca. La prima occasione è degli ospiti che approfittano di un errore di Napoli. Festa fortunatamente ben accostato sotto porta libera in calcio d'angolo. Ci riprova di lì a poco Nicolini, ma Jelpo non si fa sorprendere. Il Cagliari reagisce e dall'11° crea una bella occasione. Francescoli, atterrato da Valentini, si incarica di battere una punizione. Sul rimpallo c'è un tentativo di Napoli ribattuto da Ferron. Fonseca rimette in mezzo, ma il portiere atalantino anticipa Filicano. Ora il Cagliari insiste e l'estremo difensore bergamasco deve intervenire così per sventare una conclusione di Fonseca dalla bandierina. Non ha migliore fortuna il suo connazionale Francescoli, il cui tiro termina di poco al lato. Prima del riposo il Cagliari ha altre due opportunità. La prima su imbeccata di Herrera e sinistro poco preciso di Fonseca, l'altro dello stesso Fonseca che non c'entra lo specchio della porta. Nella ripresa l'Atalanta gioca col vento a favore e dal 5° Jelpo è costretto a deviare in calcio d'angolo un tiro di Bianchesi su punizione. Ancora il portiere rossoblu in evidenza su questo tentativo di Pasciullo dalla distanza. Il Cagliari, sollecitato da Mazzone e dai risultati che giungono dagli altri campi, cerca di pressare. Napoli purtroppo da buona posizione non riesce a concretizzare l'ultimo spunto di Gianfranco Matteoli. Alla mezz'ora Criniti subentra Gaudenzi, ma l'Atalanta, in cerca di riscatto per la sconfitta dell'andata, non sembra volersi arrendere. E Jelpo è chiamato agli straordinari per questo tiro di Bianchesi. Ora i rossoblu reagiscono con apprezzabile orgoglio. C'è un assist di Herrera per Fonseca, ma il suo colpo di testa non impensierisce il bravo Ferroni. Ad un quarto d'ora dal fischio finale, Mobili rileva Nardini, mentre Giorgi manda in campo l'ex rossoblu Cornacchia per Nicolini. La gara tuttavia non offre altre emozioni di rilievo, se si eccettua questo pericoloso sinistro di Pasciullo, sul quale Jelpo fa buona guardia. Domenica il campionato osserverà un turno di riposo. Tra due settimane al Sant'Elia sarà di scena la Fiorentina. Forse intendeva dire qualche altra cosa, non che il Cagliari abbia rischiato di perdere. No, l'ultimo quarto d'ora però tra le due squadre ho avuto la sensazione che le opportunità migliori poteva averle l'Atalanta, anche se poi non le ha avute. Però c'è stata qualche palla pericolosa e noi, così controvento, trovavamo difficoltà alla manovra, al palleggio, avevamo anche speso molto il primo tempo. Il primo tempo sicuramente meritavamo di vincere, abbiamo avuto così tre o quattro palle gol, due bellissime di Fonseca, di Napoli, un altro tiro da distanza lunga dove Ferron è stato molto bravo. Il secondo tempo diciamo c'è stata qualche mischia che così ci ha fatto un pochettino venire i brividi, anche perché siamo in una posizione di classifica in un momento del campionato molto importante che va valutato un po' tutto, ecco. Diciamo e che al di là del vento, dove è mancato il Cagliari oggi? Ma io penso che il Cagliari è andato in campo per giocare, ma oggi era difficile farlo, oggi bisognava non giocare. Sognava saltare il centrocampo quando c'era il vento a favore e tenere palla al secondo tempo quando il vento era contro. Ma sono meccanismi molto difficili da realizzarli poi quando c'è tensione, quando c'è l'avversario che fa pressione, che fa pressing, raddoppia bene. Poi ecco, diamo anche dei meriti agli avversari perché altrimenti sembra che, insomma, che siamo diventati gli invincibili. Questa squadra ha fatto 4 vittorie fuori, l'Atalanta e 4 pareggi, ha fatto solo 4 sconfitte. Penso che dopo il Milan sia la squadra che ha fatto più punti di tutti fuori casa, il motivo ci sarà pure. Tutto sommato oggi l'abbiamo controllata abbastanza bene. Ecco, l'unica cosa, ecco, negli ultimi 10 minuti ho avuto questa sensazione. Diciamo che tutto sommato avrei finito 10 minuti prima la partita. Giorgio, possiamo dire che l'Atalanta ha perduto un'occasione per vincere a Cagliari? Ma noi abbiamo cercato, qualche occasione l'abbiamo anche creata, il vento non ci ha dato grandi possibilità, forse ha penalizzato la squadra più tecnica, però direi che globalmente era una gara da 0-0 visto il vento che abbiamo trovato. Valentini, un po' la scoperta dell'Atalanta di questi ultimi tempi, ha tenuto molto bene Francescoli, così come del resto Bigliardi, Fonseca, forse erano gli uomini che lei temeva un po' di più? Anche Matteoli, quindi frenata un po' la loro fonte, direi che
si è andati su dei binari indiscretamente percorribili, anche se abbiamo avuto qualche momento di pericolosità sui calci d'angolo dove il vento l'ha fatto un po' da padrone.